Non è stato semplice, ci sono volute 3 ore, anche di più, di incontro tra la dirigenza dell'Inter, Antonio Conte, e il presidente Steven Zhang. Alla fine, fumata bianca, si va avanti con Antonio Conte sulla panchina dell'FC Internazionale, una scelta logica, ma per come si erano messe le cose, dopo un mese di chiacchiere e di tensioni, sembrava si potesse arrivare alla rottura, e invece no, si va avanti con Antonio Conte, si va avanti con Giuseppe Marotta alla guida del club, si va avanti con Piero Ausilio nelle vesti di direttore sportivo. Non è successo niente in teoria, poi in realtà qualcosa è successo e dovremo capire poi come sono andate le cose, ma questo lo scopriremo più avanti. La certezza è che Antonio Conte sarà il tecnico dell'Inter anche per la prossima stagione. E adesso l'Inter ragiona su un futuro con il suo allenatore e quindi con un certo tipo di mercato. La società è stata molto schietta con l'allenatore. Questo non sarà il mercato delle spese eccessive, sarà il mercato della continuità, della volontà di creare un gruppo ancor più competitivo senza però eccedere nelle spese. Antonio Conte ha detto mi va bene e quindi si cercherà di fare il possibile per migliorare la posizione della passata stagione. La passata stagione si è arrivato secondo a un punto e quindi il tentativo è quello di dare fastidio alla Juventus in chiave scudetto. E poi ovviamente c'è un capitolo a parte, un capitolo che inizia per M e finisce per Essi. C'è chi chiacchiera rispetto a questo grandissimo giocatore che ha più o meno ufficialmente lasciato il Barcellona. In tanti parlano di Messi come possibile grande colpo a sorpresa dell'Inter. Noi francamente facciamo un passo indietro. Sappiamo perfettamente che da una parte c'è il Manchester City che spinge tantissimo, le voci si inseguono, si dice che veramente Messi potrebbe essere la grande sorpresa per l'Inter 2020-2021, ma ripetiamo, da questo punto di vista noi non abbiamo nessun tipo di informazione, per cui non possiamo fare altro che fare un passo indietro. Speriamo che Conte, nel caso, sia contento.